Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante qui in televisione. Avrei proprio voglia di vedermi un bel film. È un sacco che non ne vedo uno. Fammi un po' vedere. Ma questa è la pubblicità del film che stavo aspettando, che è appena uscito al cinema. Ah, questo sì che è un vero film d'azione. Veramente avvincente. Ah, non posso davvero perdermelo. Devo scoprire in quale cinema lo fanno e andarlo subito a vedere. Louis? Ah, eccoti qua. Finalmente ti ho trovato. Che stai facendo di bello? C'è per caso qualche film interessante in televisione? Ah, Sophie, ho appena scoperto che è uscito al cinema il film che tanto stavo aspettando. È un fantastico film d'azione. Non posso assolutamente perdermelo. Devo scoprire in quale cinema lo fanno e andarlo a vedere al più presto. Se vuoi, possiamo andare a vederlo insieme. Non so, Louis. Io sono più per i film romantici che non per i film d'azione e d'avventura. Però è così tanto che non vado al cinema. Tutto sommato, l'idea non mi dispiacerebbe. C'è solo una cosa che non sopporto assolutamente dei cinema. Non ci si può assolutamente portare cibo da casa. In fondo io quando sono al cinema adoro mangiare merendine, popcorn, patatine. Ah, Louis, questa è una vera ingiustizia. Beh, Sophie, se questo è il problema, possiamo sempre escogitare il modo di intrufolare il cibo senza farci scoprire. Basterà nasconderlo sotto i nostri vestiti e nessuno si accorgerà di nulla. Louis, sei sicuro che questo trucchetto funzionerà? Non ne sono così certa. Ultimamente so che al cinema fanno dei controlli molto molto severi. Potrebbero addirittura chiedermi di togliermi la giacca per vedere se ho nascosto del cibo lì sotto. E a quel punto verrei scoperta e sarei costretta a lasciare tutto il mio cibo al cinema. Ah, un vero disastro! Ah, Sophie, non preoccuparti! Io conosco dei trucchetti per nascondere il cibo sotto i vestiti davvero infallibili. Fai come faccio io e vedrai che non ci sarà nessun problema. Vedrai, riusciremo a vedere il nostro film in santa pace mentre ci gustiamo dei fantastici snack. Ok. Sembri abbastanza esperto sull'argomento. Voglio fidarmi di te. Beh, allora controlla subito il cinema più vicino in cui fanno questo film. Così domani potremo andarci. È sabato e mi sembra la giornata ideale. Ci sarà molta gente e vedrai, passeremo inosservati. Non perderanno tanto tempo a fare i controlli a tutti quanti. Ok, Sophie, ottima idea. Mi metto subito all'opera. Il giorno dopo... sono proprio soddisfatta delle cose che ho scelto da portare con me al cinema. Una barretta di cioccolato, una pizzetta, un frappè e un gelato. E poi, con l'idea che mi è venuta, sono sicura che nessuno si accorgerà di niente. Riuscirò a intrufolare tutto questo senza che nessuno se ne accorga. Ciao Sophie! Allora, eccomi qui. Sono pronto per darti istruzioni su come nascondere il cibo per entrare al cinema. Guarda e impara dall'esperto. Ho attaccato con dello scotch sull'interno della felpa tutto quello che mi voglio portare. Una bibita gasata, un muffin e nel cappuccio, da-dan, un barattolo di Nutella. Sono geniale, non è vero? Louis, non so. Sei sicuro che funzionerà? Il barattolo di Nutella non mi sembra nascosto così bene dentro al cappuccio. E sotto la felpa si vede che c'è qualcosa nascosto. È troppo gonfia. Ah, Sophie, cosa dici? Non si noterà nulla. Tutti penseranno che si tratti semplicemente dei miei pettorali. Ma nessuno verrà in mente che ci possano essere nascoste bibite o altre cose da mangiare. Fidati, Sophie. Io sì che me ne intendo di queste cose. Sono un vero esperto. Tu piuttosto, sei sicura di voler portare tutte queste cose? Come farai a nasconderle? Io lo dico per te, non vorrei che dovessi rimanere fuori dal cinema. Sarebbe un vero dispiacere per me dovermi vedere il film tutto da solo. Beh, Louis, grazie per il tuo interessamento, ma credo di avere avuto un'ottima idea su come nascondere il cibo.
credo proprio che non avrò davvero nessun problema. Beh, ora inizio il mio travestimento e poi possiamo uscire per andare al cinema. Non vedo l'ora. Eccoci qua, Louis. Finalmente siamo al cinema. Siamo stati davvero fortunati. C'è pochissima gente oggi. Non c'è nemmeno fila per fare i biglietti. È vero, Sophie. Peccato solo che con quel pancione tutti si accorgeranno del tuo travestimento. È fin troppo facile capire che lì dentro hai nascosto dolcetti e merendine. Ah, Louis, dici così solo perché sei invidioso del mio travestimento. A nessuno verrà il sospetto che dentro questo pancione ci sono cose da mangiare. Ho avuto davvero un'idea fantastica. E poi, si sa, le donne incinta vengono sempre fatte passare senza nessun controllo. Ah, Sophie, per me la fai troppo semplice. Beh, comunque ora sbrighiamoci a fare i biglietti che è quasi ora di entrare. Non vorrei perdermi l'inizio del film. Sì, salve, buongiorno. Vorrei due biglietti per il film che c'è in programmazione oggi. Oh sì, certo signora, glieli do subito. Ecco qua i suoi biglietti. Buona visione e in bocca al lupo per la sua gravidanza. Oh, che gentile. Grazie mille, arrivederci. Eccolo qui i nostri biglietti. Hai sentito? Mi hanno appena fatto gli auguri anche per la mia gravidanza. Il mio piano sta proprio funzionando. Ma, Sophie, io se fossi in te non canterei vittoria così in fretta. Dai, forza, entriamo, è quasi ora. Buongiorno, signori. Prego, per entrare è necessario esibire i biglietti. Oh, sì, certo. Ecco qui, questi sono i biglietti mio e del mio fidanzato. Oh, benissimo, signora. Grazie mille. Ah, e in bocca al lupo per la sua gravidanza, eh? Lei può entrare tranquillamente senza problemi. Oh, grazie mille, grazie, è stato davvero gentile. Salve, buongiorno. Beh, allora posso entrare anch'io, giusto? Arrivederci. No, lei scusi, si fermi qui un momento. Devo un attimo controllare che cosa ha addosso. Lo sa che è vietato entrare con cose da mangiare all'interno del cinema? Ma sì, certamente, certo che lo so molto bene. Infatti non ho assolutamente nulla qui con me. Sto cercando per caso di fare il furbo? Guardi che questo è il mio mestiere, eh? Vedo che ha delle cose sospette sotto la sua felpa. La prego, mi faccia vedere. Ehi, ma cosa sta insinuando? Io queste cose non le faccio assolutamente. Le conviene farmi vedere spontaneamente che cosa ha sotto la felpa, altrimenti sarò costretto a farlo io. Ah, accidenti. E va bene, ho solo qualche piccolo snack, niente di che, una bevanda e una cosa da mangiare. Non ci vedo niente di male. Beh, ora posso entrare? No, mi dispiace. Come le dicevo, è assolutamente vietato entrare con del cibo. Quindi dovrò sequestrarglielo. E inoltre lei non potrà entrare a vedere il film. Purtroppo siamo molto rigidi su questo argomento. Chi cerca di fare il furbo purtroppo non può accedere ai nostri film. Eh? Cosa? Non posso entrare? Ma lei sta scherzando? Io ho pagato il biglietto e voglio vedere assolutamente il film. Ora le lascerò le cose che ho da mangiare, ma poi lei mi lascerà entrare, ha capito? Ah, per il biglietto non si preoccupi, signore, le verrà rimborsato. Ma purtroppo non posso fare niente per farla entrare. Dovrà aspettare la sua fidanzata qui fuori. Mi dispiace, ma se continua ad insistere sarà costretto a chiamare la sicurezza. Ah, roba da matti, non ci verrò mai più al vostro cinema. E va bene, aspetterò qui fuori. Beh, lui, allora io entro, eh? Vado a vedermi il film. Tu aspettami pure qui. Non preoccuparti, lui, ti racconterò io il film. Ah, non ci posso credere. Era il mio film preferito e non posso neanche vederlo. Sono proprio furioso questa volta. Ah, povero lui, c'è rimasto proprio male. Era anche il suo film preferito. In fondo, io gliel'avevo detto che il mio travestimento era davvero infallibile. Beh, vorrà dire che avrò più dolcetti da mangiare per me